Ciao amici, bentornati! Oggi siamo a Spello! Adagiato su uno sperone del Monte Subasio, il borgo umbro di Spello conserva ancora oggi, nelle magnifiche mura, i resti di un glorioso passato romano. Tra i suoi vicoli ci sono chiese affrescate e antichi monumenti. Essi custodiscono capolavori del Pinturicchio e del Perugino. Spello vanta la cinta muraria di origine romana meglio conservata in Italia. In questa massiccia cinta si aprono tre differenti porte. La prima, porta consolare, che dispone di tre ingressi. Ci sono tre statue funerarie e una torre sovrastata da un olivo, che è il simbolo del prodotto locale più noto. Poi c'è la porta Venere, con le torri di Properzio, che è la principale porta di accesso a Spello. La terza si chiama Porta Urbica. Una delle tante cose da ammirare a Spello è la chiesa di Santa Maria Maggiore, che è stata edificata nel XII secolo. Ha una facciata seicentesca, ma conserva l'originale o portale con fregi romanici e il campanile romanico. Negli interni barocchi si ammira la splendida Cappella Baglioni e il coloratissimo ciclo di affreschi del Pinturicchio, raffiguranti l'Annunciazione, l'Adorazione dei pastori e la disputa di Gesù coi dottori. Da non perdere anche gli affreschi del Perugino. Altre cose da visitare a Spello, oltre alla chiesa di Santa Maria Maggiore, è la Pinacoteca Civica, che sta nel centro del paese, all'interno del cinquecentesco Palazzo dei Canonici. Poi c'è la chiesa di Sant'Andrea, che è una chiesa francescana di origine duecentesca, la chiesa di San Lorenzo e, se siete appassionati di archeologia, non potete perdere la casa romana, risalente al primo secolo d.C. Spello è famosa anche per i caratteristici vicoli fioriti. È infatti tradizione che gli abitanti vengano impegnati nell'abbellire i propri balconi con decorazioni floreali. Infatti questa usanza raggiunge la massima espressione con l'infiorata, che è una manifestazione storico-religiosa, e simbolicamente viene onorato il passaggio del corpo di Cristo portato in processione dal vescovo. Questa manifestazione si svolge a maggio e riempie le vie di Spello di variopinti tappeti e quadri floreali, mentre a giugno e luglio si tiene la competizione dal titolo Finestre, balconi e vicoli fioriti. Anche questo mio video è giunto al termine. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Alla prossima! Ciao ciao!